Ciao ragazzacci, io sono Metrio25 e oggi siamo qui su Farmer Dynasty. Allora, vi faccio vedere che hanno introdotto il camioncino. Io vorrei provare una cosa, ma se io ci avvicino e gli tolgo questa ruggine, magari premo F2. No, niente, non si può fare niente, ragazzi. Questo è il camioncino nuovo che hanno introdotto. Questa è la porta di casa per entrare nel mio giardino. La casa è a posto. Cosa voglio fare oggi? Come avete capito sicuramente dal titolo, voglio. A parte il fatto che. Ok, non è che proprio. Va bene, è tutto vecchio, tutto vecchio. Voglio andarmi a comprare un nuovo campo, però un nuovo campo che sia un campo già pronto da raccogliere. Tipo questo qui è già bello, bello pronto. Quanto mi viene a costare acquisto del campo? Mi viene a costare 10.883. Mi viene a costare un po' troppo perché io ho solo 10.000, ma pochissimo mi viene a costare di 10.000 punti social. E io quanti ne ho? Punti social 9.000. Va bene, questo qui non ce lo possiamo permettere, però vado a vedere gli altri campi. Deve essere comunque un campo già coltivato. Un altro campo e altri soldi che mancano, porca di quella schifosa. Comunque fa schifo sto pick-upino qui, mi trovo meglio col camion. Ragazzi, riapprofitto anche per venire qui da Clara, perché molti scrivono delle soluzioni varie, ma non c'è modo di. Clara, vedete qui è verde, però se io faccio parla con Clara, anche che molti non guardano il video, pure che io premo c'è qualcos'altro che devo sapere, non vi dice niente, quindi non si può con Clara frettare perché non ve la esce. Oh, l'abbiamo trovato, dai, cosa c'è seminato qui? C'è pisello, i pisali non li pagava male, ragazzi. I pisali non li pagava male, quindi mi compro questo campo e abbiamo più soldi, porca miseria, e vado, torno a casa, parcheggio questo pick up da qualche parte perché tanto è inutile come il mondo, ma vado a prendere la mia trebbia, perché comunque con la trebbia vengo qui a raccogliermi questi pisellini, ragazzi. Secondo me, per riuscire a comprarci il trattorino c'è bisogno proprio di questi di comprare tutti i campi vicino casa. Con quei piselli, poi con i soldi che farò dai piselli, li comprerò quest'altro campo qui. Devo comprare tutti i campi che sono vicino casa. Li devo comprare tutti già seminati, così risparmio un po' di tempo. E niente, io questo pick up, ragazzi, non lo uso perché avendo il camion mi fa 90 all'ora. Questo mi fa 50. Cioè, me ne vado in giro col camion. Questo qui lo parcheggiamo. Molti mi chiedono anche, ecco, una cosa che vi voglio far vedere prima di andare a raccogliere il campo. E molti mi dicono una cosa: guarda, che davanti casa c'hai uno schifo di erba. Avete ragione, ragazzi. E ne approfitto proprio adesso per. Ok, questo lo guarda, ci sta che è una bellezza qui dentro. Però non posso uscire, porca miseria. Come faccio a uscire, mo? Non mi fa uscire, ragazzi. Se lo metto qui non mi fa uscire. Però posso fare una cosa. Se premo M posso andare. Fammi zoomare un po'. Posso andare sul pick up. Ok, perfetto, quindi questo lo mettiamo qui, lo lascerei qui per sempre, chi se ne frega, non mi serve, chiudo questo e ciao. Una cosa che mi dicevo appunto era questo qui, utilizzare il tagliabordi che mi ho trovato nella prima puntata. Oddio, che rumore assurdo fa questo tagliabordi, fatemi tagliare tutto. Mi sa che devo cliccare qualcosa o mi basta solo passarci vicino? No, non devo cliccare niente, ok. Quindi io posso rimettere a posto tutto questo sporcizia qui. Potrei anche rimuovere gli alberi perché ho introdotto una motosega, però. No, gli alberi li lascio. Allora, rifatemi pulire qui, fatemi pulire tutto quanto perché. Ok, avete ragione, era un po' troppo sporco. Spero che poi si salvi questa cosa, perché a volte potrebbe anche non salvare, come ho fatto già vedere per la ristrutturazione della casa, a volte potrebbe non salvare le impostazioni che voi andate a fare. Quindi fatemi pulire, questi qua gialli che sono. Ok, sono secchi. Dov'è che devo andare? Io pulirei solo qui l'entrata di casa e il cortiletto davanti al gazebo, perché comunque merita quella zona lì. Qua non riesco ad accedere sotto quest'alberello. No, ho accesso, ho fatto l'accesso. Ok, perfetto. Come faccio a tagliare più velocemente? C'è un sistema per tagliare più velocemente? Perché mi scoccia la panica, mi scoccia fare questo lavoro qui. Non l'ho fatto mai. No, in realtà l'ho fatto e mi scoccia tantissimo. Però se c'era tipo nella realtà io vado abbastanza spedito. Mi basta solo passarci da vicino. Ah, mi basta solo passarci, non devo aspettare. Quindi se io ci passo sopra, in qualche modo lui me lo taglia. Ah, sparisce con del ritardo. Ok, adesso ho capito. Sparisce con del ritardo. Quindi mi basta solo passarci sopra e ciao. Puliamo qui l'ingresso dove c'è il cancello, perché sennò. Metti che mi viene a trovare Clara, che ormai Clara non me la dà. Ella non me la dà. Ella se la tiene per lei, se la tiene per ella.
Sì, i commenti in quel video, ragazzi, mi hanno fatto spaccare da ridere. C'erano stati due o tre commenti veramente simpatici. Però niente, ragazzi, penso che al momento, anche perché se voi andate a guardare la roadmap del gioco, c'è scritto che sistemeranno questa cosa qui perché adesso è troppo difficile avere una moglie. È praticamente impossibile. Fatemi pulire anche qui, anche se questo qui dovrebbe essere un lavoro del comune, perché è sulla strada e non dovrebbe essere mio questo terreno. Se è mio, ci edifico, ci faccio delle casette. Fatemi intanto finire qua tutto il contorno. No, caspita, ho tolto via un girasole. Caspita, non l'avevo visto. Ho tolto via un girasole. I girasoli se ne vengano via. Ho sbagliato. Fammi vedere, è vero che te ne vai via? Invece non se ne va via. Com'è possibile? Eh no, invece sparisce, ragazzi. I girasoli dobbiamo stare attenti perché sono bellini, sono. Mi sembra una cavolata tagliarli. Sì, ma non finisce mai quest'erba. È 3 ore che sono qui a tagliare erba. Ma siamo pazzi. Che è sta cosa? Cioè, io non la taglio nella realtà che mi scoccia, mi devono pregare in arabo per tagliare un po' di erba. E qui invece mi metto questo coso, mi sto stancando più della realtà. Allora, davanti casa è tutto pulito, devo pulire solo questo qui. Pulisco anche l'entratella qui del cancello perché ci sta che sia bella pulita, viene qualche ospite. Metti che venga qualche ragazza a vedere la casa, dice come sta questo. Qui devo pulire pure, porca miseria. Ok, ho pulito anche, quindi l'entrata, fatemi vedere, puliamo prima l'interno della casa. L'entrata è pulita, c'è questo pezzettino qua che mi sono scordato, ok. Quindi una persona arriva, vede tutto bello pulito, il giardino è pulito, però si vede sto schifo qui. Ok, pure se arrivano di qua è pulito. Adesso mi manca da pulire, però. Mi manca da pulire questa parte qui, che io pulirei subito. Quindi questa è anche pulita. Devo pulire, sapete dove? Sotto. Puoi gentilmente togliere questo. Togliamo il camion, perché qui il camion si è parcheggiato su una zona da ripulire. Come vedete qui. Sì, avete ragione. Sta uscendo più bella la farm. Questo qui lo lascio qui come simbolo di ricchezza, ragazzi. Avere un camion è simbolo di ricchezza. Ritorno. Ho sbagliato pulsante. Ritorno a prendermi il tagliabordi. Mi faccio anche qui dalle mucche, perché qui è l'entrata. Allora, anche questa parte qui è pulita. Il car. Com'è che non si tagliano sti fiori qua? Ok. Anche questa parte qui è pulita. Boh, io penso che di dover pulire forse solo questa, dai. Ok, ho fatto un lavoro assurdo. Sto qui 20 minuti per fare sta schifezza di erba, guarda. Quindi tagliamo questa erbetta qui e niente, ragazzi. Io penso di aver finito con la pulizia, no? Qui ne manca un pezzettino, porca miseria, mi è sfuggito. Mi è sfuggito. Tagliabordi? Scusi? Mi è sfuggito sto pezzo, non credo ci sia. Ci sono questi alberelli, però io comincio ad aver fame, non ti preoccupare, c'ho 1000 uova, c'ho tipo. Io credo che qui sia a posto così. Dovrei pulire anche intorno, come vedete qui, verso il granaio, però non lo so perché poi non vorrei perdere. Come si dice? Non vorrei perdere. Questo però sì, andrebbe pulito. Vabbè, questo non lo pulisco. Basta, ragazzi, mi sono rotto le scatole a pulire l'erba. L'erba è una cosa che bisogna fare con calma. Quando se ne ha un po' di tempo, con calma si fa tutto. Io qua ancora devo arare i miei campi. Non ne ho voglia. Non ne ho voglia, non ne ho voglia. Comunque ne approfitto per dirvi che adesso i video su Farmer Dynasty subiranno un rallentamento, anche perché abbiamo fatto praticamente tutto, a parte comprare il campo, comprare il camion, sì, ciao, il trattore nuovo. Ma per comprare il trattore nuovo io dovrei avere un bel po' di soldi. Qual era il campo che ho comprato? Scusi, mi sono scordato qual è il mio campo. Area del campo è questo, proprietario, quale caspita ho comprato? Non avevo comprato uno di questi campetti qua, forse avevo comprato questo, proprietario del campo. Guarda, oh, eccolo, questo ho comprato. Quindi andiamo qui, andiamo a prenderci questi pisellini. No, caspita, è piena, c'è il 56% di grano. Devo fare una cosa, mo. Io come faccio ad arrivare lì sopra? Devo passare da casa di questa signora qui. Mi sembra che qui ci abita. Non è qui che ci abita Clara? Clara, tu abiti qua. Vediamo se è qui Clara che ci andiamo. Gli facciamo vedere la potenza che abbiamo noi a casa. Clara, ti passo nel campo, ti passo. Ti raso l'aiuola. Se non stai calmo, ti raso veramente l'aiuola. Tanto il tosaerba ce l'ho. Cioè, il tosaerba ce l'ho che ci vuole a tagliargli l'aiuola. Allora, per arrivare qui, quello è pisellini, abbiamo detto. E quindi non posso raccogliere il grano. Cioè, potrei anche raccoglierlo, ma perdo tutto, perdo. E non mi interessa perdere 675 kg di. Di grano. Quindi arrivo qui, vado un attimo sul trattore. Prendo il carrello vecchio, intanto il grano lo metto qui dentro, poi lo metto nel magazzino lì sopra perché ho dei piselli già immagazzinati, potrei metterli pure là. Però prendo il vecchio, lo uso per farci, sì, per farci due operazioni così, tanto, cioè,
Tanto questo qui non mi serve. Lo so che lo potevo già collegare al vecchio al nuovo carrello, però, perché dietro c'hanno l'attacco, però ancora, da quanto ne so io, non sono gestiti benissimo i grandi road train, queste cose così. Cioè, come facevamo su Farming, che mettevamo 10 carrelli, ancora non è gestito benissimo da Farmer Dynasty, quindi dobbiamo aspettare una beta successiva. Allora, l'ho svuotata, premo T e iniziamo a raccoglierci i pisellini, ragazzi. Qui ci sarà un bel po' di raccolto, anche perché a casa ne ho un 2000 kg circa di pisellini. Io volendo quei 2000 pisellini là li vendo e poi compro tutti i campi così, ragazzi. Voglio vedere se acquistando e vendendo campi, cioè vendendo campi no, acquistando i campi già seminati magari ci guadagno qualcosa, perché comunque sono già seminati, io li raccolgo e ne acquisto un altro. Poi magari un giorno li seminerò tutti, farò una live da 10 ore in cui raccoglierò tutti i campi e magari farò un sacco di soldi, ci potremmo comprare il trattore, si potrebbe anche fare così, perché no? Hanno introdotto anche gli animali selvatici, ma boh, io non ne vedo, perché hanno introdotto un sacco di cose con l'ultimo aggiornamento. Fatemi fare questo giro qui, così poi andiamo a prendere il carrello nuovo e lo carichiamo. Ciao Clara! Clara! Vada! Porca miseria! Ragazzi, ci sono i cinghialotti vicino a casa! Signor Cinghialotto, io li rincorro. Signor Cinghialotti, Cinghialotto, dov'hai? Dov'hai? Ti investo col trattore, Cinghialotto, dove stai? Là la miseria. Mi è scomparso il Cinghialotto, ragazzi. Perdonatemi, ma io quando vedo uno... Che cos'è? Se ne scompaiono, così non è bello. Almeno mi dessero un po' di carne. Che ne so, chissà se introdurranno la caccia. Io parlo sempre del gioco, la caccia nei giochi ci può stare, ragazzi. Quindi mi prendo questo qui e... Allora, fammi staccare. Poi andiamo qui, attacchiamo quest'altro. Ok, io già ne avevo un po' di pisellini perché l'avevo piantati. Prendiamo il nuovo Fiegel, che con... Fiegel, non so come si pronuncia bene, però va bene. Prendiamo questo che abbiamo e chi se ne frega. Questo qui l'ho messo un po' in mezzo alle scatole. Come faccio a prendere? No, scusi, mi può... Porca di quella schifosa della della fertilizzatrice. Che ci fai qua? Voglio capire chi ti ha messo qui, guarda. Maledetto gioco multiplayer, che la gente entra e mi mette le cose in mezzo alle scatole. Sì, non è multiplayer, però sono stato io a metterlo lì, non vi preoccupate. Allora, prendiamo i pisellini, utilizziamo per la prima volta il nostro carrellino, che poi questo Jack Beer non è proprio male, è un po' vecchiottino, però ancora si comporta bene, ragazzi. Ricordatevi che non è importante l'età, ma l'età che ti senti dentro. Allora, come faccio a... smaltimento silos, vedete qua, mi sta dando i piselli, cioè avevo 2000 kg di piselli e sono buoni, 2006, 25% già di piselli è buono così. Andiamo a svuotare anche la trebbia. Signora Clara, stasera stai con tuo marito, stai tranquilla che non sa che l'hai tradito. Ragazzi, le belle canzoni italiane che vi canto io, ma non ve le canta nessun altro, cioè a rischio di prendere un copyright io vi canto tutte le canzoni. No, porca miseria, mi sono andato a infossare nel campo, non devo mai passare nel campo, vabbè che quando è non seminato, non niente, non potete passare tranquillamente. Quindi scarichiamoci qua, ci sono un bel po' di piselli da raccogliere, quindi vediamo un po' come funziona qui la... Lo scaricamento dovrebbe funzionare, sì, avevamo già provato che ci andava. Scendi gentilmente, poi sto caspita di ponteggio, fammi entrare qui. Premi, non mi ricordo più, F, no, caspita, era W, è la V normale, ragazzi, io sto scaricando. No, non mi sta scaricando. Ciccio, non mi stava scaricando, non si vede niente, non si scarica. Premi V, sì, si sta scaricando. Come vedete ho il 3-4.000 kg di piselli, raccoglierò questo campo e andrò a vendere. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento mi piace, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, di condividere il video se potete e noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao!